Presente al congresso di Azione che lo appoggerà alle regionali 2024, il candidato a presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Amico, è intervenuto sulla problematica della 14, ricordando allo stesso tempo che vanno avanti le consultazioni per il suo programma, che non vuole essere calato dall'alto, ma frutto di un confronto con gli abruzzesi. Abbiamo insediato i tavoli tematici che hanno già iniziato a lavorare. I problemi da affrontare sono tantissimi. In cima alla lista sicuramente metterei sanità e lavoro, ma poi abbiamo tanti altri argomenti da affrontare. I tavoli hanno iniziato a lavorare e stiamo avviando anche l'ascolto, la consultazione con tutti i portatori di interesse e con tutti gli abruzzesi, perché la rilevanza dei problemi da risolvere è tale che richiede il coinvolgimento di tutti. Non vogliamo che il programma venga calato dall'alto, ma che venga discusso, partecipato e scritto da tutti gli abruzzesi e gli abruzzesi. Ma è indubbio che un utilizzo così, direi, ridotto della principale autostrada che collega l'Abruzzo, che collega il sud al nord del paese, provocherà una flessione. Si è calcolata una perdita del PIL per la chiusura dei tunnel che consentono di attraversare le Alpi. Io non penso che avremo dei dati così negativi, ma sicuramente un effetto negativo ci sarà. C'è un effetto negativo in termini di perdita di tempo, di risorse, di persone, di viaggiatori bloccati sull'autostrada. È necessario che ci sia, prima ancora che una compensazione, una migliore organizzazione dei lavori. Non è pensabile che i cantieri siano aperti solo per un periodo limitato di tempo. C'è poi un'altra questione. Lavori così ingenti, così rilevanti, sono lavori anche estremamente costosi. Io non so, e mi farebbe piacere sapere se è stata fatta un'analisi di convenienza considerando lo stato di vetustà di quell'autostrada. Uno stato di vetustà che non riguarda solo le condizioni del singolo viadotto o della singola galleria, ma riguarda l'intero percorso, l'intero attraversamento, la possibilità di realizzare una terza corsia, di cui c'è un gran bisogno, e in un tratto autostradale fatto prevalentemente di viadotti e gallerie, la realizzazione della terza corsia non può prescindere da un ripensamento del tracciato. Ecco, mi farebbe piacere sapere se è stata quantomeno presa in considerazione questa ipotesi e se possiamo attenderci, oltre che la messa in sicurezza, anche un miglioramento dell'infrastruttura.